Siamo pronti, siamo in diretta. Oggi parliamo di criminalità organizzata, parliamo dei nuovi profili criminali, parliamo di come va, come dire, organizzandosi e saldandosi nella società la nuova mafia, quella che si chiama nuova mafia, come segnava la sua presenza, se gli omicidi sono ancora il momento per segnare la differenza, per segnalare la forza, la potenza criminale, la potenza militare, se queste cose funzionano ancora oppure no. Tu che dici, Arcangelo? Funziona ancora? Beh, io credo che funzioni, e oggi parleremo anche e soprattutto della destrutturazione di un mito, cioè che le mafie, i mafiosi non ammazzano le donne. Abbiamo avuto un caso eclatante avvenuto a San Lorenzo del Vallo 2 settimane fa. Qui sono state uccise 2 donne al cimitero, pochi giorni prima della ricorrenza dei defunti. Ne parleremo con un grande criminologo italiano, un grande scienziato che è un nostro caro amico e soprattutto è un calabrese, un Francesco Bruno, che è con noi. Grazie professore per essere... Grazie a voi per avermi invitato. Ha seguito questa vicenda di cui parlava Arcangelo? L'ho seguita, sì, questo è il segno che appunto le mafie... se vogliamo ancora chiamare le mafie, ecco, uccidono chi devono uccidere secondo il loro naturalmente pensiero, indipendentemente dal fatto che siano donne, bambini, eccetera. E in questo si appaiono purtroppo a fenomeni criminali molto più gravi, che sono il nuovo terrorismo, lo psicoterrorismo, quello dell'ISIS per intenderci, che se la prendono non solo con uomini, bambini e tutti quelli, tu, l'uomo in genere, ma addirittura con le tracce del passato, quindi distruggono monumenti che sono sopravvissuti alle furie di tutti i barbari possibili per migliaia di anni e che adesso vengono distrutti da questi signori, i quali nella distruzione totale cercano di dimostrare il loro potere. Naturalmente è un discorso che è evolutivamente in perdita, quindi evolutivamente questi pericoli saranno sconfitti, questi mostri torneranno a dormire sonni, spero non tranquilli per loro. Ma per quanto riguarda le mafie giustamente come è stato detto, intendo dire, sono passate ad una forma di omicidio, che è una forma di omicidio che solo in parte e solo nelle mafie più disorganizzate, più familiari come l'Andrangheta calabrese, in qualche modo arrivano a compiere omicidi di questo tipo sulla base di vecchi rancori, di vecchie situazioni che le mafie nuove non prendono più in considerazione, se non a livelli di sicuro vantaggio. Ecco, quello a cui noi stiamo assistendo, io recentemente nell'ultimo convegno di criminologia ho portato proprio questo passaggio alle nuove mafie. Ecco, le nostre statistiche ci dimostrano che gli omicidi di criminalità organizzata sono ormai stabilmente diminuiti, e quindi abbiamo più morti in famiglia che non per la criminalità organizzata. Nelle varie province in cui la criminalità organizzata è presente, ma queste province non sono solo quelle storiche, quelle napoletane, quelle calabresi, quelle siciliane, ma sono ormai diffuse dappertutto, quindi ormai il fenomeno mafioso è un fenomeno che è presente su tutta Italia, e in Calabria meno presente, perché in Calabria ci sta solo uno sfruttamento indegno di un comportamento molto più indegno dello Stato, che lascia la Calabria a morire, non importa niente quello che succede in Calabria. E allora questi giovani che cosa fanno? Trovano
come via d'uscita dal malessere, qualche volta il avere comunque una fonte di reddito che è prodotta da questo tipo di crimine. Però ci vuole anche l'indole del giovane, c'è anche una predisposizione. L'indole del giovane sicuramente ci vuole, ma non è quello la cosa più importante. La cosa più importante è che qualunque sia la tua indole devi mangiare. E come fai a mangiare qui in Calabria? Me lo sapete dire. Dove vai a chiedere un posto di lavoro? Chi te lo dà un posto di lavoro? Qualunque esso sia. Qualunque esso sia. Quindi il punto fondamentale è che qui noi abbiamo due nemici, il principale dei quali, ancora oggi, è lo Stato italiano. Fino a che non porrà nello Stato italiano, non si porrà la priorità della Calabria, perché la Calabria rappresenta una vera priorità, che non è più confrontabile con altre situazioni regionali, meridionali. E questo lo dico perché, come calabrese, io mi rendo conto che sono forse anche eccessivo nello scegliere i termini, però come calabrese mi sento offeso in prima persona e quindi reagisco a questa offesa. Reagisco come so reagire. Professore, diceva Corrado Alvaro 60 anni fa che l'esercizio della violenza, dunque il diventare anche mafioso o paramafioso, è un modo per affiorare socialmente quando altri modi non ci sono. Mi pare si sposi perfettamente con il suo pensiero a distanza di 60 anni. L'omicidio, il duplice omicidio del cimitero San Lorenzo del Vallo è un omicidio che avviene nell'ambito chiaro, e vedrete che i fatti mi daranno ragione, chiaro nel quadro di una vendetta rispetto a un delitto precedente. E soprattutto si inserisce in questa subcultura della mafiosità, perché può anche essere commesso, vediamo le immagini, commesso da un soggetto non intraneo completamente a un'organizzazione criminale, ma in quell'humus subculturale nasce, cioè l'esercizio della vendetta è quasi reclamato, dovuto dalla comunità per mostrare appunto agli altri che si è capaci di far pagare i lutti che si sono subiti. Ecco, mi impressiona questo ragionamento, perché certo. Siamo nel 2016. Quindi... Sì, però siamo... noi che stiamo chiamando subcultura, qualcosa che invece fa parte della cultura calabrese, e fa parte in senso prioritario, non subculturale, che è la vendetta, ovvero sia la faida. E questo dobbiamo riconoscerlo. Non possiamo far finta che a Bagnara non sia successo niente negli ultimi anni, quando ci abbiamo, io stesso avevo una compagna di scuola che faceva parte della famiglia dove sono stati 150 morti da una parte e 150 dall'altra. Quindi, nella realtà, che cosa succede? Che là dove c'è anche una cultura, e questa si subcultura, di tipo criminale, di tipo mafioso, eccetera, e la vendetta viene vissuta come una questione assolutamente necessaria, che anche contro i propri interessi economici, perché oggi la mafia, perché oggi noi siamo... Il problema è questo, se parliamo dell'Ottocento c'era la mafia che abbiamo studiato, tutti quanti che sappiamo perfettamente com'è nata, eccetera, eccetera. E poi sappiamo anche come si è diffusa e conosciamo quello che è stato il potere della mafia a livello di quella che possiamo chiamare la governance, cioè un governo del territorio al di fuori del governo vero e proprio. Per cui quando gli americani sono dovuti venire per sbarcare in Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale, hanno dovuto fare i patti con i mafiosi, lo sappiamo perfettamente, li hanno riportati qui proprio perché loro attraverso la loro governance potessero consentirgli di fare quello che hanno fatto. Poi tutto questo è evoluto, è passato attraverso le grandi strutture mafiose che nel giro di pochi anni, negli anni 70, sono passate ad essere non più una forma di criminalità organizzata, cioè un insieme di persone che si mettevano insieme per fare crimini e ottenerne maggiori vantaggi, bensì sono diventati dei veri e propri sistemi criminali, cioè capaci di produrre il loro vantaggio al di fuori dei sistemi nazionali,
al di fuori anche degli stati, delle altre entità economiche, muovendosi in modo, direi, abbastanza modo ben studiato, al di fuori di quelli che erano i meccanismi della criminalità organizzata, quindi creando agli investigatori, alle forze dell'ordine, numerosissimi problemi proprio per correre dietro a quelli che potevano essere i rapporti che si costituivano fra paese e paese, fra aderente ad aderente, fra persona. E tutto questo è andato avanti. È andato avanti con approcci diversi da parte degli stati nei confronti del fenomeno, che noi abbiamo voluto organizzare, sempre negli anni 70, attraverso una legge che io definirei suicida, più o meno, che ha portato ad un illusorio, perché se parliamo con le forze dell'ordine ci diranno che, per carità, la criminalità organizzata è al muro, mentre invece io che la studio vi dico che non è al muro, ma è forte come mai è stata, fino al punto di condizionare ampiamente i poteri statali veri e propri. Quindi, perché questo è successo? Perché ci si è accontentati, invece di contrastare la mafia vera, ci si è accontentati di contrastare una mafia falsa che era esclusivamente stata nelle previsioni di una legge che praticamente ha identificato come mafiosi quelli che vuole identificare. Quindi tutto. Si riferisce al 416 bis? Lei. 416 bis, mi riferisco purtroppo 1982. ad una situazione che fu attribuita a Falcone. Fra me e Falcone ci fu all'inizio una grande differenza, perché mentre io teorizzavo da allora un terzo livello mafioso, anzi un primo livello, diciamo, in alto, ma comunque di tre livelli mafiosi, e Falcone diceva che ce n'erano solo due, che era quello basso e quello più alto. E purtroppo mi ha dato ragione solo 15 giorni prima di morire. Io vedi Falcone 15 giorni prima di morire e mi disse: c'hai ragione. Fu esattamente la volta che venne minacciato mentre stava con me in una riunione della DN Kronos sulla mafia, e davanti a ministri e altri personaggi. E successivamente fece quella fine che ha fatto. Ma perché? Perché ormai era entrato. Ma gli arrivò una telefonata, cos'è? No, gli facevo trovare un biglietto sulla scrivania, sulla scatola, eravamo riuniti. E mi ricordo una cosa difficilissima. Io non capii subito il biglietto, l'ho saputo dopo, ma ero soddisfatto e contento perché finalmente mi aveva dato ragione. Però, che cosa succede? Lui si era accorto dei tre livelli, perché aveva toccati con le mani, perché quando gli misero la bomba alla Daura, cioè alla villa, lui capì, e capì molto bene, ma forse, però, capì bene, ma non ebbe la forza e il coraggio di... E qual è questo terzo livello di cui lei parla? Il terzo livello, se io conoscessi i nomi, sarei come è strutturato? Perché c'è un livello di malovalanza, c'è la responsabilità territoriale. Tre livelli. Un primo livello è appunto la malovalanza. Un secondo livello è quello dei cosiddetti capi mafia che troviamo. La gestione del territorio. La gestione del territorio, esatto. Poi esiste un'area grigia, composta di faccendieri di tutti i tipi, e poi c'è il terzo livello. Il terzo livello purtroppo corrisponde con quello della struttura degli stati. Quindi noi abbiamo persone che fanno da una parte il questore, se dico il questore non perché il questore, e dall'altra fanno anche il terzo livello, capito? Allora questo discorso
che è vecchio, che gli americani conoscono benissimo, perché loro più di 30 anni fa fecero un libro meraviglioso che si chiamava L'impero del male, in cui descrivevano con ogni prova, perché con ogni documentazione, di quello che ormai era evidente sul traffico di droga, a proposito del traffico di droga internazionale, che in quel momento era diventato l'affare unico delle mafie, dimostrarono come non era possibile, non era pensabile neanche lontanamente che gli stati fossero alieni al traffico internazionale delle droghe, perché potevano farlo finire in due battute, ma invece hanno continuato e continuano tuttora tranquillamente indefessi a spendere milioni di euro e di dollari e a ottenere assolutamente niente, perché la loro è una politica solo per le brave persone che alla fine del mandato devono votare per eleggere il tizio Caio Semproni. Il problema vero invece è che questo enorme quantitativo di ricchezza che si ricava dalle mafie, che si ricava dalla vendita delle droghe, deve essere costituito, e non può essere costituito se non attraverso l'azione degli stati che ha reso le mafie monopoliste di un prodotto e quindi come tale con un guadagno infinito, e questo in maniera assoluta. Io ho lavorato all'ONU per questo, quindi conosco molto bene le cose, e quando c'ero io riuscii addirittura a fare in modo che l'ONU studiasse il fenomeno, per esempio, della legalizzazione, che cosa che era assolutamente impossibile, e poi giustamente mi cacciarono via tutte le cose vecchie, perché la politica doveva continuare in un modo che è solo il modo repressivo, non c'è un altro modo. Questo modo repressivo è chiaramente a sostegno di chi queste droghe le può coltivare, vendere, usare in tutti i modi possibili, con la finta che lo Stato fa nei confronti di qualche poveraccio spacciatore. Abbiamo visto anche recentemente, credo di ieri sia, che a Milano, dopo anni e anni dello scandalo del mercato delle droghe praticamente libero, che era nel boschetto del Rogoredo, proprio con il fatto che lì è diventata una stazione con un passaggio molto più ampio, è venuto alla luce questo fatto. Quindi le Iene, tutti quanti gli organi di informazione sono andati a vedere, e finalmente il questore di Milano, il prefetto di Milano hanno deciso e hanno compiuto un'azione, ma un'azione che va bene per i giornalisti, va bene per i giornali, perché l'azione è stata fatta la mattina e la sera si continuava a vendere droga nello stesso posto. Professore, il rapporto tra i narcotrafficanti e gli stati è provato da una serie di indagini, dalle dichiarazioni anche di Salvatore Mancuso, che era il capo delle Autodefendas Unidas de Colombia in Colombia, e dove vi era, insomma, il coinvolgimento di ministri, addirittura a un certo punto del presidente federale della Colombia. La stessa cosa è accaduta in Messico con i narcos, si è scoperto anche grazie al lavoro della DEA statunitense, insomma, come i governi proprio fossero coinvolti. Quindi su questa cosa le do ragione, non sono convinto del coinvolgimento dello Stato italiano in questo tipo di traffico. Mi impressiona quello che dice a proposito della ragione che le diede Falcone, perché Falcone in una delle sue ultime interviste, anzi nell'intervista rilasciata alla carissima collega Marcel Padovani, parla proprio di menti raffinatissime, che sono quelle menti che mandano il messaggio della Daura. E lei aveva cominciato a pensare, questo è stato dopo la Daura, lui aveva cominciato a pensare che le menti raffinatissime ci fossero, mentre prima non era sicuro, capito? Al momento in cui elaborò la sua strategia antimafia, che poi non la elaborò lui stesso, cioè in qualche modo gli venne fatta fare, ecco. Cioè lo Stato italiano, la DDA, dice lei, la nascita delle procure distrettuali, tutto questo 41 bis. Conosco bene queste cose, perché in
quel momento avrei dovuto farle io, va bene? Naturalmente non sarebbero state così, ma lo Stato che aveva già preparato, come dire, i suoi modelli, li ha fatti fare a qualcuno che ci ha voluto mettere la firma. E con Falcone praticamente sono andati tranquilli, perché lui, cioè lo Stato lo aveva scelto per portare avanti questo discorso, 416 bis. Il problema, dunque, Falcone era un uomo di grande intelligenza e di grande purezza, in un certo senso. Era quello che si definisce un galantuomo. Però, come tutti i galantuomini, era rimasto colpito dal fatto che non si riuscisse a controllare la mafia e a combatterla, perché se venivano arrestati 100 mafiosi a seguito di un fatto criminale eclatante, questi 100 mafiosi poi venivano processati, e di questi soltanto 3 o 4, 5 potevano rispondere del reato commesso, mentre gli altri venivano tutti assolti. E lui si domandava perché venivano assolti. Venivano assolti perché naturalmente si potevano condannare solo quelli che avevano direttamente partecipato a quel fatto criminale. E il ragionamento di Falcone, che era lo stesso che facevo io a quell'epoca, fu: ma perché non facciamo diventare l'appartenenza alla mafia stessa un reato per cui possiamo perseguire queste persone, anche indipendentemente da quello che fanno? E però questo sembra facile, ma anche a me sembrava facile, perché ero ignorante come una bestia. Io non mi rendevo conto che c'erano stati fior di giuristi, di dare una patria di come giuristi. Come regge una cosa del genere? C'erano stati fior di giuristi i quali avevano giustamente stabilito che la responsabilità penale e personale non può essere diversa. Quindi io non posso essere colpito se io sono socio tuo e tu compi un reato. Non è che io, soltanto perché sono socio tuo, posso essere punito per quel reato. Quindi in una democrazia la responsabilità penale è personale e soprattutto non può essere attribuita ad un gruppo delle società. Il rapporto sociale fra gli individui, la libertà di creare gruppi, non può essere limitata, perché io mi devo poter associare. Io nella mia storia personale ho fatto diverse associazioni che servivano per scopi scientifici o per altri scopi. Professore, ma non associazioni mafiose? No, l'associazione mafiosa è la stessa cosa. Io faccio un esempio, per esempio. Io approfitto, adesso sto in televisione, e posso dire che mi presento alle prossime elezioni, va bene? E tra il punto numero uno del mio programma elettorale è l'abolizione del 416 bis, va bene? L'abolizione del 41 bis, benissimo. Ammesso che io mi presentassi davvero e venissi eletto, ci sarebbe qualche magistrato che mi viene ad arrestare per voto di mafia o cose di questo genere? Perché? Perché ho fatto delle promesse, e le ho fatte a delle persone che comunque sono degli elettori, e quindi sono le promesse che posso fare. Io una sola cosa non posso fare in Italia: la ricostituzione del partito fascista. Però se lo chiamo partito della Rosa o del Giglio, questo partito si può fare lo stesso. Quindi attenzione, non possiamo, cioè anche io posso essere, cioè se la mafia fosse un'associazione, come immaginano i magistrati con nomi, cognomi, indirizzi, pesantini che si bruciano sulle mani, cose dell'Ottocento, no? Benissimo, se questo fosse vero, e io volessi dire, e scrivo un libro in cui io sono d'accordo, mi piacciono, una cosa bellissima, il santino che ti brucia sulla mano, l'approvo, ma io approvo solo questo, benissimo. E voi mi condannate per 41 bis, ma
Ma lo sapete che per 41 bis posso mettere in galera una persona, io magistrato, posso mettere in galera una persona per 3 anni, lasciata lì, quello non manco sa perché l'ho fatto, non esiste. Cioè noi abbiamo preso una strada che non a caso non è stata seguita da nessun paese, eppure abbiamo invitato tutti i paesi del mondo. Ma gli altri paesi però non hanno le emergenze che abbiamo noi, criminali. Ce l'hanno anche peggio. Ma noi abbiamo... Ce l'hanno anche peggio, non ce la vengono a raccontare perché non sono masochisti come noi. Noi siamo masochisti. Noi di questa cosa ne abbiamo fatto un dolore di cui ci lamentiamo, mentre gli altri paesi... Certo, non hanno, ci sono paesi che hanno strutture organizzate, di criminalità organizzata, e paesi che non le producono. La Francia non produce la criminalità organizzata, produce cose anche peggiori, ma non la criminalità organizzata. L'Inghilterra lo stesso, la Germania lo stesso, la Russia sì, la Cina sì, e via discorrendo. Allora, quali sono questi paesi? Sono quelli dove la famiglia è più forte. Mando la pubblicità, ci vediamo dopo. Torniamo in diretta, perché ha fatto un... Sì, naturalmente ci ha dato una chiave d'insieme che può essere condivisibile o meno. Diciamo che in Italia quello che dicono gli altri è che probabilmente esista, probabilmente non viene condivisa, ma esiste la migliore legislazione antimafia europea, perché qui la mafia viene combattuta. Tanto è vero che nessuno ha voluto, nessuno, nonostante il nostro invito a tutti i paesi del mondo, che si riunirono a Napoli, quando, dove Berlusconi ricevette il famoso... un incontro sfortunato, quello. Un incontro sfortunato. Benissimo, nonostante quello, nessuno di questi ha voluto firmare e ha firmato una cosa. Adesso... Quindi, ognuno si muove seguendo, facendo accordi bilaterali. Però così diventa difficile combattere a livello internazionale i fenomeni criminali, perché tu hai una legislazione qui, poi vai a, ma non si possono, in Francia ne è un'altra, in Germania ne è un'altra paesi, ancora. Negli altri paesi non si possono distruggere i mostri sacri della legislazione, che noi stessi abbiamo insegnato ai nostri vicini, perché... E come le fai le indagini? Come ti muovi? Come ti insegui? Ma le indagini non sono tutte le indagini. Perché noi siamo convinti che per combattere la mafia dobbiamo avere gli investigatori. Non è vero, per combattere la mafia dobbiamo solo avere la capacità di non farla. Noi, perché noi siamo il primo livello. Capito? Quindi il discorso vero è questo. Quindi se noi non abbiamo la capacità di farla, la voglia di farla, se noi non abbiamo questo cancro che ci spinge a voler, perché noi abbiamo a che fare con persone che vediamo tutti i giorni, che sono nostri colleghi anche di lavoro, eccetera, gente che lavora, gente che hanno figli, gente, e quelli trafficano in droga, e non lo sappiamo, va bene, ma non, dobbiamo metterci in testa che questa è la mafia attuale. La mafia attuale non ammazza più nessuno, perché sa che non ha bisogno di ammazzare in questo momento ha bisogno anzi di investire adeguatamente i milioni di euro che adesso guadagna tranquilla e non combattuta laddove dovrebbe essere combattuta. Perché? Perché questi soldi sono già ad un livello più alto di quello che le nostre forze dell'ordine riescono a indagare. Quindi uscito fuori dalla mafia, uscito fuori. Ma l'attuale rete criminale, perché ormai il sistema criminale che ho studiato io sta per essere superato, è stato superato anzi già, dalla rete criminale, che la rete criminale è qualcosa di molto più grande, è quello che oggi noi vediamo nella globalizzazione, è qui che si formano, qui sono il primo livello oggi, è un livello assolutamente irraggiungibile da parte delle forze dell'ordine. Fino a che le forze dell'ordine seguiranno soltanto le indagini e le investigazioni dei buoni investigatori che ci hanno pure. Ma la tecnologia non può essere una svolta in questa direzione. Certo, ma ci vuole una tecnologia seria. Ci vuole una tecnologia seria con soprattutto seri intenti. Cioè qui ci vogliono ministri che facciano i ministri.
cioè che sappiano amministrare quei beni di cui sono responsabili in qualche modo, non impiegati dello Stato di terza capacità messi lì per assicurare un governo dell'esistente più o meno buono. Io ritengo che la Polizia Giudiziaria italiana in ambito alla lotta alla criminalità organizzata sia una delle migliori d'Europa. Ritengo pure che di fronte a un contesto che lei ci ha descritto così complesso, che è pur esistente, cioè quello della rete, non più del sistema, una univocità di intenti tra gli Stati è indispensabile. È quindi mi augurerei che venisse, come dire, approvata una legislazione europea. Tra l'altro le dico che proprio grazie a un parlamentare europeo calabrese, Laura Ferrara, è stata approvata dall'Assemblea Parlamento Europeo proprio questo report che adesso dovrebbe andare in Commissione, che consente una sorta di omogeneità tra le normative dei vari paesi, almeno in tema di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Ma le voglio fare un'altra domanda. Non c'è più dunque la mafia romantica, non esistono più quei finti miti, i miti non esistono da centinaia di anni, ma comunque non esiste più quel mito che poneva le organizzazioni criminali, in particolare per quello che ci riguarda l'Ndrangheta, in una posizione diversa rispetto alle donne e ai bambini, cioè le donne e i bambini non si toccano. Io ho un elenco di omicidi di donne e bambini compiuto dal 1951 ad oggi che dimostra esattamente il contrario. Le donne di San Lorenzo del Vallo sono le ultime, ma ce ne sono state tante altre. C'è per esempio un omicidio uguale commesso a quello di San Lorenzo del Vallo nel 1964 a Sinopoli, dove la mamma di un ragazzo viene ammazzata mentre sta pregando il 2 novembre sulla tomba del figlio. Siamo nel 1964. Professore, dunque non è mai esistito questo codice che impedirebbe di colpire donne e bambini? Non è mai esistito, perché nei fenomeni criminali esiste il contrario, cioè esiste il superamento di qualunque codice, quindi tanto più del codice d'onore. Il codice d'onore in qualche modo era presente all'inizio del comportamento mafioso e in un'area di comportamento mafioso che non aveva assolutamente niente a che vedere con il crimine, perché voi sapete bene che il mafioso, sia quello calabrese che quello siciliano, quello di altri tipi, normalmente partecipa, come ho detto prima, ad una governance del territorio. Allora, la governance del territorio è quella cosa che esiste, quel governo, in mancanza di organi, nella mancanza, diciamo, funzionale di organi. Sopperisce, diciamo. Ecco, sopperisce. Se non c'è una stazione dei carabinieri, ci saranno questi uomini armati che in qualche modo impediscono il realizzarsi di piccoli furti o di altre cose. Quindi, questo è stato il periodo. Io prima stavo parlando di un'esperienza personale, non mia ma di vecchi parenti miei, dove il gruppo appunto di mafioso, di governance di quella cosa, fece fermare il treno in una stazione secondaria per far andare questo. Lo potevano fare, era quello che in qualche modo corrispondeva ad un saper fare in quel momento per ottenere quantomeno simpatia da parte degli altri. Oggi, un tempo fa, ci fu un arresto a Reggio Calabria in cui la popolazione si innervosì e fece un po', perché avevano stima di questo personaggio del Stato, perché sono quei personaggi che in un gruppo locale portano anche il consiglio, la cosa. Infatti gridavano: sei un uomo di pace. Esatto. Applaudirono. E questi non è il un primo. Noto io ne ho, sì, latitanti, certo, ma perché non, la loro vita era sempre una comunque, no? Quindi io ho visto molti di questi che, non mi ricordo, una volta di fronte ad un mafioso gli dissi: dico, tu sei ormai in questo luogo, cioè stava in carcere questo qui, perché è considerato capo mafia di questo. Allora tu che cosa, dico, sarai interrogato, che cosa gli dirai al presidente quando ti domanderà, dice, ma lei è mafioso o non è mafioso? Che cosa dirà? E lui mi ha fatto, dice, io sono un uomo di pace. Cioè, tradendo quello che era comunque il suo. Cioè lui era convinto di essere assolutamente un uomo di pace. Perché? Perché
Quello in fondo aveva fatto, dando consiglio al tizio di sposare Caio o a Caio. Questa era una parte della cultura mafiosa, che oggi non c'è più, perché oggi c'è ancora, magari, soprattutto in Calabria, qualche personaggio che si muove così. Però di fatto oggi la mafia non è più questa, oggi la mafia non è più quella con la coppola, come diceva Alberto Sordi. Oggi la mafia è vestita dietro... Però non ne sono così convinto che sia scomparsa completamente, no, perché scomparsa. Nei piccoli centri ancora funziona questo tipo di purtroppo di non è scomparsa, non è scomparsa, cioè, perché qua, in questo luogo, cioè la Calabria, qui in questo luogo, manca lo Stato, e mancando lo Stato qualcuno deve sostituire questo Stato, no? E chi lo sostituisce? Ancora qualche vecchia forma di vecchia mafia. Tutto qui. Allora, il discorso non è quello che quando succede, una volta c'erano i rapimenti di persona, no? Questi rapimenti di persona che venivano, i sequestri di persona, venivano portati in Aspromonte e tenuti lì per mesi, eccetera. Adesso i sequestri di persona non si fanno più così. Nessuno è più così matto da prendere uno, sequestrarlo per 4 mesi, per 6 mesi, per un anno e tenerlo in una grotta nell'Aspromonte. Nessuno ragiona in questi termini. Fanno dei sequestri di persona che durano un giorno. Lampo, sì. Dei sequestri lampo in cui portano l'altro, il marito, la moglie, eccetera, a fare quello che devono fare, si accontentano di molto meno denaro. Però, ma mutuati dal Sud America questi, perché sono in Argentina questo tipo di rapimenti sono molto frequenti. Cioè. Lo so, adesso il problema è fondamentale. È quello di avere, cioè la criminalità tende a seguire il ritmo di quelli che sono gli affari, di quelli che avvengono sul territorio. Noi, ripeto, in una situazione di cui ci possiamo dimenticare, per esempio, noi non abbiamo ancora oggi, e non lo so se lo avremo mai qualche volta, il treno ad alta velocità. Cioè io in 3 ore da Roma posso andare a Milano, ma per venire qua ce ne devo perdere 6. Se posso farlo, perché c'è un treno solo, va bene, affollato, non trovo il biglietto, non trovo... Questo è indegno, non è pensabile che un paese civile si muova così. I parlamentari calabresi dovrebbero legarsi a piazza, davanti a Palazzo Chigi, a urlare, questo dovrebbero fare. Se non lo fanno sono correi di questa situazione, i primi responsabili. E quindi questa situazione lascia spazio ad questa altre forme? Questa situazione lascia spazio a che in Calabria esiste ancora una forma di mafia, che è quella che conosciamo, quella dell'Andrangheta, dove ci sono alcuni aspetti arcaici, alcuni altri aspetti modernissimi. Più moderni, modernissimi, che non hanno niente a che fare. Ma d'altro canto... L'Andrangheta è una cosa ancora molto misteriosa, perché è presente, dunque innanzitutto perché ha rispetto all'Andrangheta? L'Andrangheta è molto rispettata da altri poteri criminali presenti dappertutto, ma perché? Perché l'Andrangheta ha un valore importante, cioè paga, cioè se compra della droga, e la droga costa 1 milione di euro, lo tira fuori questo 1 milione di euro e la paga. Quindi chi gliela vende è contento di vendergliela e fa dei buoni affari. Questa cosa però finisce qui. Perché? Perché la 'ndrangheta è presente laddove sono presenti, e voi lo sapete, quasi in tutta Europa, anche in America, tutte quelle famiglie che sono partite dalla Calabria per cercare fortuna da qualche parte. E quindi per esempio la Germania, va bene? Allora, che succede? Che in Germania ammazzano... La strage di Duisburg. La strage di Duisburg, ammazzano 6 persone in una strage senza limiti, il giorno di Ferragosto. Bene, che cosa fa la polizia tedesca?
Ah, dice, roba vostra, dice ai nostri magistrati, e gli manda tutto il pacco di cose. Cioè è semplicemente una vendetta, una vendetta, una faida, dovuta al fatto che anche quelli avevano ammazzato una donna. Cioè. Sì, Maria Strano, però, le volevo fare una domanda. Nelle società più, evolute questo fenomeno non è conosciuto, è importato, lo vive... Perché, sì, cioè, perché se no non è concepito, non esiste. Quello volevo dire, cioè, non esiste in alcuni, cioè, in Svezia non c'è questa. In Germania, però attenzione, non esiste in Germania. Non c'è nessun tedesco che nasce in Germania si iscrive all'Andrangheta. Però, non tutto quello che avviene in Germania nasce dall'Andrangheta, questo ve lo voglio dire. E in quel caso, per esempio, c'era una opposta teoria, e la teoria, guarda caso, prendeva in considerazione i poteri forti, fortissimi, per intenderci quelli russi, e il gioco era un gioco che aveva a che fare tra l'Unione, cioè quella che era una volta l'Unione Sovietica, la Russia attuale e la Germania di quel periodo. Tutto questo basta per una faida, viene qui in Calabria e decide la Calabria. Ecco, cioè, quello che voglio dire è che la 'Ndrangheta, nelle sue formazioni esterne, ha come una doppia faccia. Una faccia che si corrisponde alla faccia dei datori di lavoro, e i datori di lavoro sono i politici e tanti altri, e un'altra faccia che ha contatto con la manovalanza calabrese stessa, capito? Quindi è facile truccare le cose e farle apparire per quelle cose che non sono, quindi togliere di mezzo gli interessi internazionali, interessi forti internazionali, e lasciare soltanto la faida. Ma io, insomma, questa è una teoria che non trova applicazione processuale affascinante, ma insomma per, sulla faida... ha trovato l'applicazione processuale, ma l'applicazione processuale è solo quella che vogliono sentire i giudici. Se i giudici non la vogliono sentire, non è applicazione processuale. Le volevo fare un'altra domanda, professore, saltiamo di pelle in fresca, però lei è stato protagonista a lungo perché ha collaborato con il Ministero degli Interni proprio per le sue conoscenze, la sua capacità di analisi, e c'è un caso che è rimasto insomma nell'immaginario collettivo di cui si è occupato, che possiamo definire insoluto, ed è la vicenda del mostro di Firenze. Io le faccio una domanda: che idea si è fatto di questo mostro? Era uno o erano più persone? Allora, il mostro di Firenze era una persona, su questo non ho alcun dubbio, e che agiva naturalmente per un suo interesse personale dato da una pulsione psicopatologica, diciamo chiaramente. E il problema è che questa semplice verità, che era stata pensata non solo da me, ma da tutti coloro che hanno studiato correttamente il mostro di Firenze, compreso gli americani, non è piaciuta allo Stato italiano, perché lo Stato italiano non esiste come tale, esistono interessi di vari personaggi che sono all'interno dello Stato italiano, e i vari personaggi in quel momento cercavano ognuno di fare una carriera su un mostro di Firenze, per larga parte immaginato da loro, ma non corrispondente agli elementi obiettivi che avevano in mano, e quindi si è perseguiti prima i cosiddetti sardi, che non c'entravano niente, e poi l'attenzione è calata sul povero Bacciani e sui poverissimi compagni di merenda, i quali sono stati imputati di queste cose e seguiti malamente, fino a che possiamo dire che c'è un giudice anche a Berlino, ci fu un giudice anche a Firenze, nel processo di appello su Pacciani, il procuratore generale, Toni, si chiamava Toni, sì. Sì, praticamente, andando a soppesare tutti i cosiddetti indizi che erano contro Pacciani, capì che non c'erano, e quindi propose l'assoluzione. Chi era il mostro, secondo lei? No, allora, concludo questa cosa. Il tutto, che in un paese civile
sarebbe stato accettato, perché era una posizione della magistratura, come in assise gli avevano dato 14 ergastoli, in appello viene assolto, ma lo devi accettare, perché questo è lo sistema che hai creato. Bene, da noi non è stato accettato, e non è stato accettato, è un personaggio dal nome di Vigna, si ribellò contro queste cose e fece in modo di mandare in galera persone che lui sapeva essere assolutamente innocenti e che vennero trattate come mostri della peggio specie, i famosi compagni di merenda, fatti morire in galera dopo una vita consacrata al lavoro e forse anche al vino. Ma non bevevano che uno confessò, però fece delle menzioni. Ma tutti confessano quando vanno sommenati o quando sono presi o messi in galera dopo una vita normale. Quella è una forzatura. Confessare pure io le cose peggiori, anzi confesso prima ancora. Allora, il problema vero è questo, che non sappiamo chi era il mostro di Firenze. Abbiamo fatto delle molte ipotesi e in ogni caso collochiamo questo personaggio in un ceto sociale più ampio, più maggiore rispetto a quello dei compagni di merenda, quindi di Baccione stesso. Quindi stiamo parlando di una persona che ha un titolo di studio, che probabilmente viene da una famiglia ben altolocata, e il quale dopo questi delitti o ne è stata riconosciuta la follia e in qualche modo è stato curato, o è morto. Parte, o può essere morto, ma è morto è difficile, perché io immagino che questo qui abbia più o meno la mia età, 2 anni più di più, 2 anni di meno. E quindi non vedo perché dovrebbe essere necessariamente... Perché altolocato, professore? Perché ha questa idea? Altolocato perché ci sono numerosi esempi diciamo, numerose tracce, ecco, più che esempi, diciamo tracce, che intanto conosce una cultura mitologica di un certo livello. In secondo luogo riesce a compiere tutti questi delitti senza lasciare neanche un indizio, laddove questi indizi, qualche volta qualche indizio c'è, ma non avrebbe dovuto non esserci. Ha una grande capacità di controllo e di conoscenza, quindi anche psicologica, di quelli che sono i rapporti fra le persone e come muoversi. E soprattutto ci sono dei luoghi in cui lui agisce, che pare che conosce bene, e che dove le famiglie toscane più importanti ci sono. E soltanto una famiglia importante che sia stata capace in qualche modo di proteggerlo, di nasconderlo, poteva mimetizzare questa figura all'interno di quello che è stato, devo dire, uno sforzo notevolissimo fatto dalle forze dell'ordine, che veramente per il mostro di Firenze non hanno trascurato quasi niente di tutte le cose che dovevano fare. Hanno fatte tutte, sotto il profilo dell'indagine di polizia, l'hanno fatte tutte, però non sono riuscite ad andare oltre un certo livello. Ecco. E si chiude con Pacciani. Si è chiusa con Pacciani, sì, perché nonostante tutto, nonostante l'assoluzione a cui Pacciani venne sottoposto, venne considerato da Vigna e dai suoi accoliti il mostro. Vigna sapeva benissimo che Pacciani non c'entrava niente, però nella situazione in cui si è trovato ha accettato questo. Quindi potrebbe essere ancora vivo ma neutralizzato, nel senso che... Se io vado a Firenze e parlo con un tassinaro, con un tassista qualsiasi, questo mi dice che, l'ultima volta almeno così mi hanno detto, dice sì, ma come, ma quello lo sanno tutti che sta in una valle del nord, dove ogni tanto qualche donna e anche delle coppie vengono fatte fuori, e dove un po' si cura e un po' non si sa bene se sia lui a fare queste cose. Quindi la voce popolare a Firenze è ancora fresca, ancora sanno
molte cose. Il problema vero è che dopo il primo omicidio i carabinieri non fecero nulla, nulla, non hanno chiesto nemmeno a qualcuno se hai visto passare qualcosa, capito? Perché? Perché si illusero di aver trovato il mostro nel marito della Barbara Locci che venne ucciso. Del sardo, diciamo. Del sardo, esatto. E quindi non fecero nulla. E tutto quel lavoro che non fu fatto la prima volta rimase su tutti gli... Pesò su tutti. E quanti, esatto, omicidi era accusato? Non mi ricordo. Di 8 duplici omicidi, quindi sono 16. Ma oltre a questi, io stesso ho dimostrato che ce ne sono stati almeno altri 6, o 5 o 6. E quindi il punto vero, adesso comunque in Calabria, io farò venire Tony, che ha scritto un bellissimo libro, un libro che vi invito a leggere, che dice io non posso non dirlo, una cosa di questo genere, e che lui, Tony, è andato in pensione 2 anni prima, proprio per sottolineare che non ce la faceva più a stare lì, e ha scritto questo libro, dove si ragionano in maniera molto... tutti i mali della giustizia italiana, che sono numerosi e terribili e che non possono essere superati se non per un atto di autogoverno da parte della magistratura che sappia rinunciare ad una via facile ma sbagliata per prendere una via più difficile ma sicura all'interno di una democrazia. Quindi porterò Tony Cosenza insieme ad altro, c'è un altro che ha scritto un libro in cui si dimostra come i compagni di merenda fossero assolutamente innocenti e come questi sono stati condannati da questo tipo di magistratura che pure era consapevole della loro innocenza. Sai che mi ricordo, e vorrei chiudere con l'immagine di quest'uomo, se sei d'accordo, Tito. Io ho un ricordo freschissimo del papà di Pierontini, che assisteva a un uomo emaciato, come dire, che aveva nelle sue rughe tutto il dolore, la traccia del dolore che aveva subito. Pierontini col fidanzato era rimasta vittima del mostro di Firenze, che ha cercato fino alla fine. La verità è che non è riuscito ad arrivare poi alla fine di questo processo, perché è morto naturalmente per cause naturali. Ecco, il papà di Pierontini rappresenta in qualche maniera tutto il desiderio che i familiari delle vittime hanno di trovare giustizia e spesso non riescono ad ottenerlo. Professore, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, mi avete sentito e fino adesso non mi avete detto che sono un come dire, uno squilibrato. Buon pomeriggio. Grazie, arrivederci.